Riapri la tua azienda in totale tranquillità avvalendoti della nostra assistenza. Contatta Confcommercio Ascom Bologna. Benvenuti, benvenuti a tutti, appuntamento con Obeia. Oggi parliamo di casa, è un tema molto particolare, molto delicato, in genere non è un modo di dire, innanzitutto un tetto sopra la testa. Il tema della casa è un tema che sta a cuore alle persone, un tema particolare che a Bologna, di cui insomma Bologna si sta parlando ormai da tanto tanto tempo, in questo momento anche le ultimissime ricerche, quella anche di qualche giorno fa del Censis, ma non solo, sono tutte le ricerche di Nomis, ma insomma il tema della casa è un tema che Bologna deve saper affrontare. Ne abbiamo parlato anche col sindaco di Bologna, ricordate la puntata della settimana scorsa, però insomma ci sono tante cose molto da approfondire. Dove abbiamo scelto di farlo? Abbiamo scelto di farlo in quella che è la sede operativa di Bologna e riferimento anche nazionale di un'associazione dei proprietari immobiliari che è Confabitare. Siamo in casa del presidente Alberto Zanni, che ringrazio di questa ospitalità. Grazie a voi, grazie a tutti i telespettatori. Il tema della casa, allora io vorrei partire intanto da qualcosa di cui si è parlato molto, che è questo super bonus 110%. Prima sembrava la soluzione in qualche modo di un settore in crisi, la possibilità di rinnovare al massimo la propria abitazione. E poi improvvisamente è come se il giochino si fosse rotto e ci si è scoperto in realtà che insomma bisognava probabilmente intervenire, non era forse tutto gratis, insomma è cambiato qualcosa partendo dalla possibilità poi di cedere questi crediti. La situazione qual è, Presidente Zanni, in questo momento? Sì, allora il superbonus sicuramente è stata un'idea giusta, sicuramente si è partiti col piede giusto, perché chiunque è d'accordo a dire: pensiamo a riqualificare le nostre case, a avere risparmio energetico e ad abbellirle. Quindi sicuramente l'idea era partita bene. E purtroppo già alcuni anni fa, quando è partita, è stata scritta male, e dopo è stata gestita peggio e i controlli non sono stati fatti. Basti dire che in questi anni sono state fatte 23 modifiche alla legge del superbonus. Quindi io penso agli operatori, alle imprese edili, ai tecnici e anche agli amministratori di condominio e agli stessi committenti, quindi i proprietari immobiliari, che per 23 volte si sono visti cambiare le regole del gioco mentre la partita era in corso. E non sempre le modifiche hanno migliorato la situazione? Non sempre hanno migliorato la situazione. Poi siamo arrivati alla frenata dello scorso mese di febbraio. Sì. E in pratica ha messo in crisi le famiglie, perché qui abbiamo dei rischi di famiglie che appunto corrono il rischio di dover pagare gli interventi che ancora non sono stati ultimati. Abbiamo delle imprese che sono in difficoltà perché non sanno se saranno pagate o meno alla fine dei lavori, e soprattutto la parte debole sono sempre le famiglie che magari avevano già deciso di partire con i lavori, avevano già anche deliberato, però a questo punto hanno frenato, hanno disdetto tutto, perché chiaramente non sai come avere i risarcimenti o comunque diciamo i benefici fiscali. Quindi diciamo che la prima situazione, la meno pesante per quanto sia pesante, è chi aveva deciso di rifare il cappotto, rifare la propria abitazione, ha dovuto fermare le macchine, disdire e non partire con i lavori, però tra virgolette a costo zero, cioè resta il fatto che non ha potuto ristrutturare la propria abitazione. Esatto. C'è però qualcuno che, come dire, ha lavori partiti, ha tutto firmato, tutto fatto, oggi si sente dire dall'azienda: guardi, io in fattura l'avevo scontato tutto, ma in realtà non riesco a dare i crediti a nessuno, il governo ha cambiato le regole, deve pagarmi lei? C'è anche questo rischio, sì, che i proprietari si trovano a pagare tutto o anche in parte, solo in parte, i lavori di riqualificazione, perché le imprese si trovano in difficoltà, non hanno questo tipo di vantaggio fiscale, non possono usufruire dei vantaggi fiscali e quindi chiedono al condominio e quindi ai condomini di poter rientrare delle spese che stanno sostenendo.
C'è un modo e una tutela oggi come oggi? Cioè io voglio fare dei lavori di ristrutturazione, chiamo un'azienda, voglio essere sicuro di non finire in meccanismi strani, se ho capito bene, lo stesso proprietario chiede una fideiussione da parte delle aziende? Sì, l'unico modo che c'è oggi è che il condominio, quindi i proprietari, chiedano una fideiussione all'azienda dell'importo appunto pari all'importo dei lavori, anche perché poi è chiaro che anche noi stiamo lavorando per avere una proroga, però le aziende che oggi iniziano i lavori, le imprese che iniziano i lavori nei condomini, hanno il termine, debbono terminare i lavori entro il 31 dicembre di quest'anno e quindi è difficile, i tempi sono stretti. Quindi diciamo il proprietario per non dover, qualora l'impresa non dovesse finire i lavori in tempo, pagare lei, dice all'impresa, garantiscimi con una fideiussione. Esatto, i proprietari chiedono una fideiussione alle imprese edili appunto per garantirsi di non dover alla fine affrontare una brutta sorpresa che è quella di dover pagare tutti i lavori. Quindi questa è un po' diciamo così, la situazione. Resta l'altro fatto, dicevo meno grave perché non c'è una perdita di soldi, però io avevo preventivato, avevo deciso di rifare la palazzina, di fare la struttura esterna, il cappotto e quant'altro, e così in realtà non è. Però io ricordo in un convegno dello scorso anno al SAI, organizzato da voi, mi ricordo che si parlava molto però di questo cappotto, no? Nel senso che effettivamente abbiamo visto che molti cappotti delle palazzine sono stati rifatti. In realtà abbiamo scoperto, almeno ho scoperto anch'io, diciamo in questo convegno, dove alla fine il materiale di questo cappotto, adesso non voglio spaventare nessuno, in realtà è come, non è ignifugo, nel senso che prende fuoco, no? Per cui anche lì c'è modo e modo di fare queste cose. Allora si parlava di una struttura legata invece ad un materiale più che derivante dalla roccia, insomma, cose diverse, è così? Esattamente, i cappotti oggi sono in gran parte materiale plastico o comunque diciamo materiale che può prendere fuoco, quindi quello che noi consigliamo è quello di utilizzare dei materiali che siano ignifughi, appunto, tipo la lana di roccia. Ricordiamo, è vivo il ricordo di quello che è successo 2 anni fa a Milano, alla torre. Che prese fuoco e diventò praticamente in pochi istanti una torcia, tutta, diciamo, tutto il palazzo Certo. diventò una torcia. Per cui diciamo, non è che uno potrebbe correre il rischio che tra un po' c'è la legge che dice no, quello non va bene, bisogna rifarlo, ma questo lo vediamo, diciamo, giusto per dire che è quello del mondo dell'edilizia, è un mondo molto molto particolare. Il tema della casa, Sì. un'associazione come Confabitar ovviamente deve anche fare politica, nel senso che rappresenta, è un'associazione di categoria, no? Quindi alla fine che deve sedere in certi tavoli. Allora, io non so se lei ha sentito l'intervista, no? Non lo pretendo, insomma, che abbiamo fatto la scorsa sindaco di Bologna qui sempre durante la nostra missione Obeia, però diciamo il tema della casa, il sindaco dice 10.000 case in 10 anni, quindi tutti sereni, il problema della casa l'abbiamo già risolto. È così? No, comunque per Sì. dire, ho visto l'intervista e comunque io come Obeia vi seguo sempre, Grazie, questo le fa quindi onore, le fa merito ed è un vantaggio anche per lei, no, a parte le lo battute. diciamo. 10.000 case in 10 anni, ha Sono detto il sindaco Lepore. promesse, non dico elettorali perché non abbiamo le elezioni a breve, ma sono promesse politiche. Mi sa tanto, per fare una battuta, il piano che aveva Merola. Il piano casa del precedente sindaco Merola, che diceva 1.000 case all'anno. Quindi dice, Praticamente Lepore ha moltiplicato per 10. Lepore ha Se il detto, mio predecessore ne ha fatte 1.000 all'anno, io in 10 anni ne faccio esatto, 10.000. Lepore avrà detto io sto in carica 10 anni, quindi sono 10.000 case in 10 anni. E in effetti in quel piano, diciamo piano casa, si parla sempre al futuro, cioè riqualificheremo, costruiremo, ristruttureremo, rivedremo, però tutto così al futuro senza dei tempi precisi. Quando si parla di piano casa e di emergenza abitativa bisogna dare anche delle risposte immediate, cioè noi fra una settimana, fra un mese dobbiamo sistemare tante famiglie che stanno cercando Sì. alloggio e quindi a queste famiglie che risposta diamo? Oggi in quel piano casa non è contenuta la risposta, perché in quel piano casa si parla di quello che faremo in 10 anni, di quello che ci sarà da qui a Però lei dieci dice la anni. situazione oggi dove ci sono gli studenti, ci sono le famiglie, ci sono, sì. È oggi che c'è la situazione degli studenti fuori sede, delle famiglie che cercano gli alloggi e quindi diciamo la risposta si chiama emergenza perché è una cosa appunto
alla quale bisogna dare una risposta immediata. Senta, la politica, l'istituzione risponde dicendo sì, ma oggi i proprietari, piuttosto che affittare una famiglia, si sono buttati nel bed and breakfast, nel dare le abitazioni all'Airbnb, nel creare quelli che sono gli alloggi turistici, quindi gli affitti a breve o a brevissimo. Certo. Quindi anche i proprietari devono farsi un po' un esame di coscienza? Ma veramente secondo me l'esame di coscienza qui se lo deve fare chi fa le leggi. Perché bisogna fare un'analisi più approfondita. Perché il proprietario si butta, per così dire, sugli affitti brevi o gli affitti Sì, che turistici? sono anche più faticosi, immagino, per un proprietario, no? Piuttosto Sicuramente che... sono più impegnativi Certo. perché noi che abbiamo contatto con i nostri associati quotidianamente sentiamo i commenti, cioè l'associato preferisce affittare, fare un contratto di quelli duraturi senza dover sempre preoccuparsi di chi entra e di chi esce nel proprio alloggio. E, praticamente il proprietario si indirizza verso gli affitti turistici fondamentalmente per due motivi, che stranodissimi, ma in questi non vi è il guadagno più elevato, per quanto il guadagno sia più alto quello dell'affitto turistico, appunto. Uno è il fatto che non hai le morosità. Chiaro. Il primo non ha le morosità perché il turista che viene paga in anticipo quella che è la propria permanenza nell'appartamento e quindi non hai problema di non essere pagato perché sei pagato prima. Certo. E l'altro è quello delle occupazioni abusive, o perlomeno di chi abita in modo abusivo all'interno di un appartamento, perché il turista, finito il suo periodo di soggiorno, lascia l'appartamento e se ne va. Mentre diciamo, sappiamo che nel caso di morosità o in altri casi abbiamo sempre degli inquilini che continuano a occupare gli appartamenti senza pagare l'affitto e spesso senza pagare anche le spese condominiali che ricadono inevitabilmente sulle spalle dei proprietari. Ecco, questo è il tema, cioè nel senso che questo è un caso di morosità, cioè l'inquilino non paga l'affitto ma non lascia neanche l'appartamento. Esatto. E quali sono gli strumenti, potremmo dire, per un proprietario per venire in possesso di un suo appartamento? Non perché ce l'abbia in antipatia, abbia un'antipatia per il suo inquilino, ma l'inquilino non paga e quindi il proprietario dice io... L'unico strumento è quello dello sfratto per morosità e devi appunto rivolgerti a quella che è la strada, chiamiamola giuridica, giudiziaria e con i tempi che comporta. Quindi 9 mesi, 1 anno, a Bologna poi E bisogna ultimamente aspettare, non si può fare niente. non si può fare niente, tra l'altro Bologna ultimamente non viene neanche rilasciata velocemente, come si dice, rilasciata la forza pubblica per poter andare a fare le esecuzioni. Viene appunto data la disponibilità di un giorno alla settimana e non sempre, e quindi alla fine le esecuzioni degli sfratti sono rallentate notevolmente. Quindi di fronte a questi problemi, da una parte le morosità, da una parte il fatto di non poter entrare in possesso del bene al termine del contratto, i proprietari si demoralizzano e si rivolgono ad altre forme di investimento. Si rivolgono alle forme di investimento, ma se ho capito bene da alcuni numeri che mi raccontava poco fa, prima di iniziare questa nostra trasmissione, in realtà alcuni proprietari dicono preferisco non affittarlo, cioè lo tengo lì, poi quando Sì. il figlio si sposerà, e quindi alla fine non sono neanche incentivati ad affittare, e questo ovviamente toglie dal mercato della casa ovviamente delle abitazioni, questo è evidente. Certo, i proprietari che magari hanno delle necessità, delle esigenze, anche se non del tutto ravvicinate, però preferiscono tenere vuoto l'appartamento per essere sicuri di non dover poi iniziare delle pratiche legali come appunto quello dello sfratto e del rilascio dell'immobile. A Bologna, gli appartamenti sfitti sono circa 7.000, quindi diciamo sicuramente è un patrimonio immobiliare A importante. fronte di una richiesta reale, cioè oggi le famiglie che stanno cercando casa a Bologna sono Sono meno di... Quindi 6.000, sarebbero meno delle case, diciamo, meno sfitte delle case attualmente. sfitte. Se poi ai 7.000 alloggi sfitti andiamo ad aggiungere i 4.000 alloggi che sono oggi dedicati, destinati agli affitti brevi o affitti turistici, facciamo 11.000 alloggi, totale di 11.000 alloggi che vengono tolti, diciamo, da quello che è il mercato tradizionale delle locazioni. Quindi Zanni, paradossalmente, il sindaco dice 10.000 abitazioni in 10 anni. Lei dice 11.000 proprietari pronti a rimettere nel mercato della casa per le famiglie, per gli studenti, però a fronte di, come dire, una agevolazione, uno sgravio, fiscale, ricordando che l'IMU è una tassa dei comuni.
Esatto, Quindi il comune è una potrebbe. tassa dei comuni, il comune potrebbe intervenire attraverso appunto un azzeramento dell'IMU, comunque un'agevolazione fiscale dovuta appunto allo sgravio IMU. Oggi io ho sentito in questi giorni delle dichiarazioni da parte del comune appunto sugli affitti brevi, affitti turistici, dove si dice dobbiamo fare una normativa, dobbiamo limitare, dobbiamo impedire che vengano realizzati questi tipi di affitti, cioè gli affitti turistici. Io vorrei ricordare che la Costituzione italiana, visto che in questo periodo si parla molto della Costituzione, tutela la proprietà privata. C'è proprio un articolo specifico che tutela la proprietà Certo. privata e fino a prova contraria gli appartamenti sono proprietà private, quindi io della mia proprietà potrò farne quello che ritengo più opportuno, no? Potrò destinare quello che ritengo più opportuno. Quindi tu comune non devi obbligarmi o vincolarmi a quello che tu ritieni opportuno, mi devi incentivare, Chiaro. solleticare, incentivare, invogliare ad abbandonare una determinata strada, quindi a non fare affitti turistici o non tenerlo sfitto, ma a metterlo sul mercato delle locazioni. E quindi si potrebbe fare, appunto, dice, riducendo le tasse, per esempio, l'IMU, cioè dando Soprattutto. un incentivo di questo genere, questo potrebbe effettivamente indurre, magari non tutti i 7.000 proprietari che hanno degli appartamenti sfitti, ma una parte di questi, e quindi si potrebbero già recuperare degli immobili, quindi può essere un modo più rapido, prima dei 10 anni, tra virgolette, o magari per risolvere in tempi, come dire, domani mattina, stasera. E arriva il tram, arriva il Sì. tram. Voi so che avete fatto, e lo ringrazio, Presidente Zanni, perché è una anticipazione che proprio ha voluto dare a Ubei ai nostri spettatori. Avete fatto una ricerca perché in questo momento si parla molto dell'impatto dei lavori del tram su quelle che sono le attività commerciali, quindi i negozi, ed è giusto che sia così, gli artigiani, ed è giustissimo che sia così, e anche lì mi sembra che la cosa sia ancora molto da definire sui famosi ristori, però poi c'è un tema ovviamente di dove avvengono questi lavori. Noi pensiamo, viene in mente Via Rivareno, riapriamo il canale, togliamo i parcheggi. Si va solamente in un senso di marcia, passa il tram, lavori per anni, quindi che succede agli immobili? Gli immobili, in base a una ricerca da noi effettuata, abbiamo appunto i dati che sono recentissimi, gli immobili subiranno una svalutazione purtroppo anche molto pesante. Soprattutto gli immobili che sono sulla tratta prevista del passaggio del tram. Parliamo di a fine dei cantieri, quindi diciamo a tranvia realizzata col tram già in funzione, un 20% in meno per quanto riguarda i valori delle compravendite, un 30% in meno per quanto riguarda i valori delle locazioni. Sono numeri importanti, sono. Sono numeri importanti e questi numeri aumenteranno fino a meno 50% durante l'apertura dei cantieri stessi. Quindi diciamo, sono diciamo, delle perdite notevoli. Inoltre, altro dato importante che viene sempre trasformato in denaro anche questo, si allungheranno notevolmente i tempi per poter Ecco. realizzare sia l'affitto che le locazioni, che le compravendite. Per fare un esempio, oggi per affittare un appartamento in via Saffi o in via Emilia Ponente occorre mediamente dai 45 ai 50 giorni. E dopo la realizzazione della tranvia occorreranno 6 mesi. Quindi diciamo quasi il do anzi, più del doppio di Certo. quello che è previsto oggi. Oggi per poter vendere un appartamento nello stesso tratto occorrono dai 90 ai 120 giorni e dopo si passerà circa 12 mesi, quindi un anno. Perché questo? Perché chiaramente ci sarà meno richiesta appunto in quella zona e quindi si farà più fatica a vendere o affittare. Qual è il vero rischio? Sì. Il rischio che arrivino degli speculatori che tirano appunto al ribasso, quindi a comprare gli appartamenti al minor prezzo possibile, i proprietari saranno invogliati, anzi avranno fretta di vendere proprio per potersi trasferire in altre zone più tranquille, e quindi gli appartamenti vengano proprio svenduti nel vero senso della parola, per poi essere reinvestiti e così dire, o riutilizzati con la prostituzione o per ospitare extracomunitari. Quindi si andrà a creare dei ghetti, si andranno a creare dei ghetti
dove la maggior parte delle persone presenti saranno extracomunitari o prostitute. Anche qui una soluzione ci può essere, nel senso che come si sta parlando, anche se ancora prima di capire non in maniera così concreta, cioè guardando numeri e cifre, di ristori per il mondo del commercio, per il mondo dell'artigianato, per il mondo delle piccole e medie imprese, a questo punto anche come proprietari, lei dice, sarebbe giusto riconoscere dei ristori? Assolutamente sì, perché è come giusto che vengano riconosciuti per i commercianti e gli artigiani, è giusto che anche vengano riconosciuti per quei proprietari che si vedono svalutare notevolmente il valore del proprio bene immobiliare, cioè quel bene che hanno magari acquistato con tanti sacrifici, con i mutui, con i sacrifici e i risparmi di una vita e che in pochi mesi si trovano completamente svalutati a causa del trauma. Allora, questi numeri che abbiamo dato adesso, lo ricordo, sono frutto di una ricerca di quello che è il vostro centro studi di Confabitare, è tra l'altro un'anteprima, un'anticipazione, per cui dopo penso ovviamente se ne parlerà molto dopo questa trasmissione di questi dati. Quindi l'appello, l'invito forte a questo punto al sindaco Lepore di dire attenzione, ci siamo anche noi, considerate anche noi, che mi sembra di capire, mi sembra sempre da. Che non sempre siate stati presi, diciamo, esattamente in considerazione o più che altro coinvolti in alcuni momenti, penso anche ad una 3 giorni a cui il sindaco spesso ricorda, l'ho ricordato anche durante la nostra trasmissione, questa 3 giorni di riflessione, fra i temi c'era anche la casa, siete stati invitati voi anche come associazione, non avete partecipato, se ho capito Presidente, c'è un motivo? Sì, devo dire che questa amministrazione comunale non sta brillando per il coinvolgimento delle varie associazioni, e non parlo solo di Confabitare, parlo di tutte le associazioni dei proprietari, ma mi sembra di capire anche da quello che leggo sui mezzi di informazione, anche delle altre associazioni di categoria, penso ai commercianti e agli artigiani. Sì, è stato annunciato questi 3 giorni all'inizio dello scorso mese di aprile di presentazione del piano casa, siamo stati invitati, nessuna associazione di proprietari si è presentata e qui magari il sindaco si dovrebbe anche chiedere come mai nessuna associazione di proprietari era presente, perché durante i lavori per la redazione di questo piano casa non siamo mai stati coinvolti. Nessuno ci ha chiesto un parere, nessuno ci ha coinvolti. Pur voi rappresentando il mondo della piccola proprietà, dei proprietari immobiliari. Noi rappresentiamo il mondo della proprietà immobiliare e a Bologna l'82% dei bolognesi sono proprietari della casa in cui abitano e quindi diciamo, sicuramente abbiamo sotto mano la situazione, diciamo, abbiamo il polso della situazione di quello che avviene nel mercato immobiliare, sia delle locazioni che delle compravendite che dei vari flussi nella nostra città. Quindi diciamo il fatto di non averci coinvolti per niente vuol dire anche forse uno scarso interesse alle associazioni e in particolare diciamo al settore immobiliare. Sì, questo aspetto è abbastanza curioso anche perché in realtà questa è un'associazione che parla sempre di inclusione, di collaborazione, di come dire, bilancio partecipato, quindi effettivamente è abbastanza curioso da questo punto di vista. Senta, c'è un altro tema che è quello, diciamo, di come l'Europa guarda le nostre case, possiamo dire. Cioè, in questo momento il superbonus è tutto in casa nostra, adesso. Ci sono queste direttive europee che ultimamente insomma, si stanno pronunciando ormai su tutto, quindi tra un po' diranno qualcosa anche di come dovremmo tenere forse i capelli, eccetera, eccetera. Però c'è il tema della casa, nel senso che hanno posto alcune regole importanti di miglioramento di quelle che sono ovviamente gli aspetti di consumo energetico, di dispersione, tutto giusto, no? L'aspetto comunque della difesa dell'ecologia, del risparmio, tutto dell'energia, tutto corretto e giusto, però hanno dato una serie di tempistiche e questo ha spaventato molto il mercato nostro, anche perché. Andando un po' a parlare con gli addetti ai lavori, quindi anche con lei, ci vorrebbero tante di quelle forze, come dire, tanto di quel denaro, tanto di quel tempo per, come dire, rivoluzionare il nostro parco case, che insomma la situazione è un po' complicata. Dobbiamo preoccuparci? Forse no, Meno dico, male, questo forse è. no, nel senso che sì, la direttiva europea, a parte anche questa, come era per il Superbonus 110, anche questa direttiva europea sulle case green parte nel senso giusto, nel senso chi non è d'accordo a avere una casa che
che non consuma energia, Chiaro. che non inquina, e poter vivere in una casa appunto che viene riqualificata dal punto di vista energetico, che c'è un risparmio energetico, tutti, no? Certo. Ecco, la vera domanda è come e in che tempi? Perché non è tanto se farlo o meno, perché se diciamo farlo tutti siamo d'accordo e tutti alziamo la mano. La vera domanda è come e in che tempi? Oggi la direttiva europea prevede che le prime due categorie, diciamo, di risparmio vengano, diciamo così, saltate, passatemi questo termine, Sì. da qui al 2030, cioè vuol dire 7 anni, e in questo caso vuol dire dopodomani, se non domani stesso, perché voi pensate all'importante patrimonio immobiliare che abbiamo in Italia, e quindi mettersi lì, pensate cosa è successo sul 110%, che in questi anni, per dare alcuni numeri, a Bologna sono stati fatti solo, si fa per dire, solo comunque 2.000 cantieri. Cioè, Certo. voglio dire, su un patrimonio di 10.000 condomini nella nostra città, vuol dire ne sono stati fatti 2.000. Ecco, pensate cosa vuol dire in tutta Italia in questi 7 anni a dover riqualificare e fare un salto positivo di due categorie ai nostri condomini. Chiaro. Quindi non ci sono i tempi, non ci Non sarebbero i ci sono i tempi, tempi. certo. È vero che sono state anche in questo periodo raccontate, diciamo, alcune cose non vere relative alla direttiva UE, Sì. tipo ad esempio che non sono previste, così tranquillizziamo anche i nostri Assolutamente. L'obiettivo è telespettatori, quello? non sono previste sanzioni per chi non esegue i lavori al momento. Non è vero che chi non esegue i lavori non possa né più vendere né più affittare le case. Non è La previsto. ringrazio di questi chiarimenti perché sono queste le cose che facevano paura più Sì, che non è previsto da nessuna parte. La altro. direttiva noi l'abbiamo letta, riletta più volte, non lo dice da nessuna parte. Poi c'è qualche associazione che per fare un po' così di allarmismo, forse per attirare qualche associato in più o non si sa per quale motivo, si mette ad abbaiare contro la Luna e urla contro la comunità europea, ma in realtà queste cose non sono previste. È chiaro che questo potrebbe Avverto comportare. già il sospiro di sollievo che stanno tirando molte persone in questo momento all'ascolto di questa trasmissione. Sì. Ma Ecco, è vero anche che. non ci spaventi adesso però, No, no? no. No? Che è chiaro che arrivati al 2030, se le case che non avranno migliorato di due classi energetiche e la propria situazione appunto energetica, Ok. Avranno un valore minore? potranno subire una Chiaro. svalutazione. Questo è anche abbastanza normale. Però diciamo tutti quei divieti che sono stati annunciati non esistono. Però bisogna lavorare sia per il 2030 sia per gli appuntamenti successivi, perché non è possibile fare tutto quello che ci chiedono in così poco tempo. E poi un'altra cosa, quali incentivi sono previsti? Perché Certo. nella direttiva UE c'è scritto quelli che sono gli obblighi dei proprietari immobiliari, ma non si parla di incentivi o di sgravi, e questo è importante, perché sennò vuol dire che dobbiamo andare in tasca nostra e dover pagare appunto direttamente, e tutto questo non sarà possibile. Stiamo tanto parlando in un territorio dove, come dire, il mondo delle imprese edili sono imprese all'avanguardia, abbiamo delle strutture bellissime, meravigliose ovviamente, però è chiaro che sono quelle, no? Abbiamo già visto come nel Superbonus se ne sono create delle nuove, non sempre affidabilissime, però in realtà è un Certo. mondo molto sano, molto importante, però i numeri sono quelli, insomma, diciamo, non è che si possano avere milioni e milioni di imprese da questo punto di vista, vedi. E il Sì, è materiale, i immateriale, prestiti dei certo. materiali, Chiaro. le impalcature stesse. Noi abbiamo visto che a causa del 110 a un certo punto le impalcature non si trovavano più, erano esaurite. Quindi è chiaro che sono tutti dati e situazioni che vanno tenute presenti. Senta, diceva, a Bologna l'82% delle persone è proprietaria della casa che abita, Sì. giusto? Quindi è molto alta questa percentuale, per una nazionale di poco inferiore o è superiore, più o meno, diciamo, è Di poco inferiore, siamo attorno comunque all'80% a livello 80%. nazionale. E, diciamo, resta il bene rifugio, cioè al di là dell'aspetto culturale, noi italiani ce l'abbiamo molto, no? La casa di proprietà, resta comunque un buon investimento? Per ora sì,
ma anche per le previsioni per il futuro. Sicuramente è un buon Tram investimento. permettendo, ovviamente, no? Tram Vista la vostra permettendo. ricerca, diciamo. Tram è passante, se Tram è guardiamo dall'altra passante, parte di chiaro. Bologna. Certo. Sì, a parte diciamo, la nostra cultura come italiani, che è quella comunque di avere una casa, anche se piccola, ma di proprietà, ed è l'unico paese in Europa che ha questo tipo di cultura, diciamolo, perché anche in altri paesi molte famiglie, anzi la stragrande maggioranza delle famiglie, vive invece in affitto, per non parlare poi dell'America, dove sicuramente lì i proprietari sono tutti in affitto in America. Sì, però come a livello di investimento come bene rifugio rimane sempre un ottimo bene rifugio, sicuramente. Allora, Confabitare è nata a Bologna, oggi è nazionale, quindi avete, come dire, un osservatorio importante sul paese. Sono molte le differenze tra la città di Bologna, l'Emilia-Romagna e il resto d'Italia su questi temi, cioè sul tema della casa, l'emergenza casa, questi costi, questa situazione. Ce ne sono, sì. Sono molte differenze, chiaramente se andiamo da nord a sud le differenze sono tante, il modo di vedere la casa, il modo di vivere la casa e poi anche i dati relativi a quelli che sono appunto i flussi legati alla casa. Per fare un esempio, mentre vediamo i dati alti delle richieste di esecuzioni sfratte che ci sono, ad esempio al nord, penso a Milano, penso a Torino, ma anche Bologna stessa, in altre città, questo numero si abbassa quasi per essere azzerato se andiamo al sud. Al sud, stranamente, nei tribunali le richieste per esecuzione sfratti sono inesistenti. Sono inesistenti. Quindi Inesistenti. vuol dire che pagano regolarmente l'affitto e che o ci sono situazioni molto più equilibrate, probabilmente. Probabilmente. Probabilmente sì. E poi così anche il modo stesso di come vivere la casa, di com'è anche considerata la casa, sia certo che chi abita a Milano ha una certa visione, chi abita a Torino ne ha un'altra, chi abita a Palermo ne ha un'altra ancora, ecco per dire. Quindi sì, le differenze ci sono. Presidente Zanni, allora, tanti anni di storia, tanti anni di associazione, avete fatto anche negli ultimi mesi un piccolo cambiamento di comunicazione importante, cioè quella che era la vostra rivista storica, no? Questo magazine che voi avete sempre prodotto, avete adesso deciso di veicolarlo attraverso un quotidiano importante per questa nazionale, anche per questa città, che è il Resto del Carlino, è così? Sì, abbiamo fatto Sono questo. curioso, nel senso che è una scelta particolare, anche un formato nuovo, è anche un modo diverso per arrivare, come dire, non solo ai vostri associati, ma arrivare un po' a tutta la città. Esatto, cioè noi abbiamo diciamo, fatto questo accordo con il Resto del Carlino, che è il quotidiano diciamo, più importante della nostra zona, proprio per dare informazioni non solo ai nostri associati, ma anche diciamo, a tutti i lettori, tutti coloro che vogliono essere aggiornati su quello che è la vita del condominio, dell'abitare. Quindi attraverso il giornale troveranno in edicola l'ultimo giovedì di ogni 2 mesi, quindi il prossimo numero sarà appunto il 25 di maggio, questo speciale, questo inserto dove appunto vengono riportati tutti gli articoli con le novità e gli aggiornamenti e l'attualità riguardanti la casa e il condominio. Presidente Zanni, allora grazie per questa bella chiacchierata, è stata una puntata, devo dire, molto tecnica da questo punto di vista, sì, per gli addetti ai lavori, ma gli addetti ai lavori sono i proprietari immobiliari, quindi siamo tutti addetti ai lavori pensando ovviamente alla nostra casa, alla nostra abitazione. Vedremo anche a questo punto la risposta che ci sarà da parte del Comune, no? Nel senso che c'è una vostra ricerca, c'è un vostro sondaggio, ci sono ovviamente dei dati, abbiamo parlato del tram, lei giustamente dice, c'è anche poi il passante, quindi anche quello saranno aspetti ovviamente comunque da valutare. È importante il dialogo a livello locale, è importante il dialogo a livello nazionale ed europeo, nel senso che comunque bisogna dialogare anche col Parlamento italiano, è così? Assolutamente, a partire dal Comune, la Regione, il Parlamento italiano, il Parlamento europeo, bisogna dialogare perché se vogliamo portare avanti le nostre idee, le nostre proposte, le nostre considerazioni, i nostri suggerimenti, è chiaro che l'unico modo è quello di sedersi tutti attorno a un tavolo e che tutti i partecipanti a questo tavolo siano disponibili sia a parlare ma anche ad ascoltare, soprattutto ad ascoltare.
Bene, vogliamo essere anche una trasmissione di servizio e penso che questa puntata lo sia, ma se avete voglia anche di avere più informazioni, più indicazioni, ricordiamo, diciamo, che ovviamente la vostra sede qui nel cuore del centro storico di Bologna è aperta, sempre aperta. La nostra sede è aperta tutti i giorni, siamo in via Marconi 6 secondo, come ricordava il nostro conduttore, proprio nel centro di Bologna, e siamo aperti tutti i giorni, mattina e pomeriggio, proprio per dare informazione e assistenza a tutti i proprietari, a tutti i condomini che ne facciano richiesta. Grazie Presidente Alberto Zanni, grazie davvero. Io ringrazio anche voi che ci avete seguito, ringrazio la regia di Gabriele De Conto, le riprese affidate a Massimiliano Ceccardi, ringrazio voi che ci seguite sempre con grande affetto, devo dire siamo molto molto contenti. Vi ricordo l'appuntamento di Obeia settimana prossima, sempre mercoledì, sempre sul canale 14 di Tele Romagna. Vi ricordo anche sul portale di informazione tvbologna.it e on demand tutte le puntate restano poi presenti sul nostro canale YouTube TV Bologna. Tra l'altro vi invito anche a iscrivervi effettivamente al nostro canale per essere sempre molto aggiornati. Grazie a tutti quanti voi, l'appuntamento mercoledì prossimo, sempre con Obeia, e grazie ancora a Zanni e a Confabitare. Apri la tua azienda in totale tranquillità, avvalendoti della nostra assistenza. Contatta Confcommercio Ascom Bologna.